Bentrovati amici agricoltori a questa nuova puntata di Agrinforma, puntata dedicata alle cover crop, perché Roberto è bene ritornare sui vantaggi, benefici sia economici che anche culturali. Dunque ricordiamo che le cover crop stanno diffondendosi sempre di più, soprattutto presso le aziende che hanno abbandonato l'aratura e che quindi applicano minima lavorazione sodo. Si combinano perfettamente quindi con le misure agroambientali che addirittura prevedono quindi oltre ad un contributo per tutti coloro che fanno minima lavorazione sodo e strip till, ma anche un contributo aggiuntivo se seminano le cover crop. Diciamo che questo incentivo economico ha fatto sì che gli agricoltori in questi ultimi 4-5 anni hanno scoperto le cover crop. Dopo averla provato per 1-2-3 anni si sta accorgendo dei vantaggi. Quindi cover crop con diverso apparato radicale svolgono una funzione diversa nel creare quella microporosità che è fondamentale quindi per ripristinare una buona struttura del suolo, perché ricordiamoci che ci sono cover crop che servono per arricchire il terreno in azoto, ci sono cover crop dette biocide per contrastare i nematodi, soprattutto nel caso degli agricoltori che fanno bietola o anche altre colture, e ci sono invece cover crop particolarmente indicate proprio per i loro apparati radicali fitonanti e molto espanse per migliorare e ripristinare la struttura. Che cosa si è visto dopo anni di utilizzo delle cover crop? Un aumento del tasso di sostanza organica. Ricordiamoci che la sostanza organica dei terreni italiani è vicina a zero e quindi bisogna ripristinare la sostanza organica. Secondo, il ritorno dei lombrichi, quindi un aumento di questa microfauna che sappiamo è indice di grande fertilità. E l'altro aspetto è che effettivamente c'è la possibilità di una migliore trafficabilità dei suoli, cioè chi fa minima lavorazione abbinati alle cover crop riesce ad entrare in campo più facilmente rispetto a coloro che arano ed erpicano. Questo ormai è un dato di fatto. In più possiamo dire che terreni trattati così, quindi minima più cover crop, quando ci si cammina su sembra di sentire l'effetto gomma piuma, quindi i famosi 15 centimetri, 15-20 centimetri fondamentali per l'espansione radicale, quindi per una buona radicazione, una buona vegetazione. Quindi ormai i vantaggi delle cover sono ormai acclarati e quindi sempre di più l'agricoltore dovrà orientarsi nella gestione, nella corretta gestione di queste colture, che possono essere sia in semina autunnale che in semina estiva. Ecco, l'ultima cosa, proprio un agricoltore ci ha scritto recentemente nel nostro sito, il nuovo agricoltore, per chiedere cosa è meglio fare. Intendiamoci, sulle cover estive non c'è tanta scelta e soprattutto perché ci può essere una difficoltà nella germinazione considerando l'ambiente climatico, per cui il nostro consiglio è puntare decisamente su quelle invernali. È una scelta che comunque viene sposata anche dagli amici agricoltori, perché c'è questo trend, sempre un aumento delle combinate, giusto? Sì, l'abbiamo accennato nella scorsa puntata. C'è questo trend in continua espansione che prevede appunto la combinazione di questo apparato, in Kernelan si chiama Adrill, disponibile in diverse versioni a seconda della velocità a cui un agricoltore vuole lavorare, ma soprattutto a seconda del prodotto che un agricoltore vuol decidere di utilizzare. Perché Roberto ha parlato sicuramente di cover, il concetto nasce dalle cover e quindi da volumetrie molto limitate, ettaro, ma ricordiamoci che con l'evoluzione tecnica di questa macchina, Kernelan oggi offre anche un concetto utilizzabile anche per volumetrie da 250-260 kg ettaro, velocità dagli 7 agli 8 km all'ora. Quindi ecco che qui iniziamo a dire, caspita, se riesco a seminare anche qualcosa di diverso oltre alle cover, io inizio ad avere una macchina molto duttile. È evidente che non devo mai dimenticare il fatto che questo è un concetto che nasce per le semine a spaglio, certo. E quindi ci sono dei diffusori 4, 6, 8, 10 a seconda della larghezza di lavoro che vengono utilizzati, ma sempre parliamo di organi a spaglio. È però come pro da tenere in considerazione il fatto che non ci sarà mai un'usura, poiché non c'è un organo lavorante a terra. È evidente che dobbiamo sempre tenere a mente il concetto di una semina a spaglio differente da quello di una semina tradizionale con falcioni a dischi o con falcioni tradizionali. Però questa è l'evoluzione che stiamo vedendo, che sta prendendo sempre più piede.
prevalentemente su dischiere, quindi sul nostro Qualidisc, ma anche su coltivatori tipo il CLC, dove un agricoltore per esempio decide di passare il terreno una volta sola e poi aver finito, chiamiamo questo come tipologia di lavorazione. Ovvio che questo è sostenuto dalla Comunità Europea, proprio perché si parla di combinazione. È evidente che non c'è solo l'attrezzo, quindi la drill da applicare posteriormente, ma ci sono altre tecniche che poi al limite vediamo più avanti, con serbatoi frontali o con barre di semina posteriori da applicare ad altre tipologie di lavorazione. Ma però il concetto sembra quello di rispettare il terreno, di calpestarlo il meno possibile per comunque mantenere tutte le qualità appunto dei nostri campi. Beh, Roberto prima ha detto tra i punti salienti dell'utilizzo di queste macchine in minima lavorazione il fatto quello di salvaguardare, oltre che di ridare fertilità, di salvaguardare il terreno stesso. È evidente che quando tu passi in un unico, diciamo, passaggio appunto il terreno, tu eviti le ormaie. Le ormaie sono uno dei più grandi problemi che noi abbiamo. Ecco, qui ce le dimentichiamo. È evidente che è difficile da far capire a un agricoltore di eliminare il passaggio dell'erpice rotante, perché è convinto che un terreno super preparato possa poi portare delle semine di livelli diversi, e invece questo abbiamo appurato ormai sia a livello agronomico che a livello tecnico vero e proprio, che non è assolutamente vero. Cioè quello che conta è un apparato, un organo lavorante di un certo tipo, e non conta se poi il terreno non è perfettamente piano o la zolla è leggermente più grande di quella, diciamo, prevista da una minima lavorazione. Anzi, questo genera molta più facilità a seconda del prodotto di emergenza. E Roberto, questo discorso si sposa benissimo con i secondi raccolti. Sì, secondo i raccolti, e dobbiamo ricordare, perché gli agricoltori ce lo chiedono tutti gli anni, che soprattutto sulle superfici destinate a EFA, dal 1 giugno si possono seminare colture trattandole sia con concimazione che con diserbo. E quindi in questo caso parliamo di mais o di soia di secondo raccolto. E ricollegandomi un attimo al discorso che faceva prima Sandro, queste colture si devono impiantare su un terreno non lavorato, perché la cosa importante è intervenire il meno possibile sul suolo. Questo è il concetto che deve, è un passaggio direi culturale, che l'agricoltore deve pian piano assimilare. Lo so che è difficile, perché io dico sempre che gli agricoltori vogliono vedere la loro superficie da seminare come un biliardo, ma facendo così, quindi arature, più erpicature eccetera, si distrugge la sostanza organica, si distruggono i lombrichi e quindi il terreno perde fertilità. Per cui diventa fondamentale cominciare a pensare che il terreno va toccato il meno possibile. E qui entriamo nella gestione del sodo per mais e soia di secondo raccolto. Quindi anche qua il discorso della combinazione può andar bene, non tanto per il mais magari che servono a trattature particolari, quanto per la soia. Sì, sì, ci sono due concetti diversi. Noi abbiamo la fortuna di avere macchine monogerme in grado di seminare e distribuire fertilizzanti e fitosanitari in un passaggio unico, in grado di seminare appunto in qualsiasi tipo di situazione, che sia soda, semilavorata o preparata. Ma teniamo presente, come citavi tu, che le combinazioni per l'utilizzo di semine a spaglio o a disco stanno diventando quasi prorompenti come concetto, perché un serbatoio frontale, che tra l'altro noi come Quenna riusciamo ad offrire anche Isobas e quindi gestibile anche con le famose mappe di cui abbiamo parlato in diverse trasmissioni, e una barra di semina posteriore come la nostra CX2, quindi dotata di ruotino limitatore di profondità, permette appunto all'utilizzatore di non toccare il terreno, di seminare in condizioni precarie dove prima doveva minimo fare una lavorazione o due lavorazioni e andare avanti a lavoro finito. Quindi ovviamente deve tenere in considerazione che questo serbatoio davanti può essere utilizzato in seconda fase di sarchiatura, potrebbe essere utilizzato se proprio vuole utilizzare degli erpici rotanti, applica le barre posteriormente all'erpice. Insomma,
inizia a poter ammortizzare l'investimento in modo molto più efficace rispetto a quanto non si faceva prima. Quindi la tecnologia sta facendo passi da gigante, siamo in grado di dare delle tecnologie a livello di precision farming favolose ai nostri amici agricoltori, siamo in grado di farli lavorare in condizioni fantastiche, quindi non pensare più a quello che devono fare in termini di volumetrie, ma semplicemente a guidare. E quindi penso che oggi si debba guardare al futuro in un modo completamente diverso rispetto al passato. Nonostante appunto i prezzi sembrano spaventare il nostro amico agricoltore, il problema è che dobbiamo cercare di produrre in modo completamente diverso e finalmente abbiamo i mezzi per farlo. E avere anche un piano aziendale e agronomico. Ma è ovvio, sempre di più adesso l'appoggio degli agronomi sia nei terzisti che nelle stesse aziende agricole sta diventando basilare. Oggi i piani di sviluppo prevedono dei progetti di un certo tipo, strutturati, molto più precisi rispetto agli scorsi anni, proprio perché stiamo indirizzando gli agricoltori a seguire delle logiche che sicuramente porteranno loro un ritorno degli investimenti di un certo tipo. Non possiamo permetterci di far diversamente. Tutto il sistema deve iniziare a lavorare. La rivoluzione culturale che diceva Roberto deve partire anche da chi distribuisce macchine. È lì che deve insistere il commerciante di macchine agricole. Non può più permettersi di vendere un qualcosa semplicemente per liberare lo stock. Non lo può più fare perché fa male al mondo della meccanizzazione agricola. Io ringrazio Sandro Battini per queste parole davvero molto importanti che spero che arrivino in tutte le case degli amici agricoltori. Grazie mille. Grazie a tutto il mondo della meccanizzazione agricola che ci sta seguendo. Grazie. E grazie mille Roberto. Grazie a voi. E amici agricoltori, non perdetevi la prossima puntata di Agriinforma, perché l'innovazione qua non manca mai. Quindi buona domenica a tutti e arrivederci alla prossima puntata di Agriinforma.